Però, quante belle facce. E così da voi altri salissi qua per sentirvi raccontare delle storie. O meglio, delle leggende. Ah, Savi, ormai è gente grande. A ste storie qua, non che crede quasi più. Però i putei sanno ardea dei confini della realtà. Sicché provi a tornare, anche se solo per poco tempo, come i putei che ieri una volta. Il Veneto è una terra ricca di misteri, e sue storie che vi conterò, che sarà di momenti più divertenti e altri momenti più paurosi. Ma non avere mia paura, vero? Ecco. E ora, sentive so, mettive chieti e facive portare da fantasia. La prima leggenda narra la storia di Orfeo, un semplice contadino succube de che abisbetica de sua moglie. Ma in sta serata steada, il nostro Orfeo farà conoscenza de una misteriosa creatura, in un terrificante racconto che mi chiamo Un insolito aiuto. Sì, Mara! A demenare il fieno in giro e vien dentro. Che cosa dito? Che vuoi fare l'ultimo giro prima di caricarlo tutto? Caricare il fieno, scaricare il fieno. Ah, tua moglie, non te che pensi mia? Sì, Mara. Se ora de magnar. Quante volte ancora mi fai tu aspettare fin tardi? O sei tu che ora che sei? Sì, Mara. Sì, Mara, sì, Mara. Se tu dir solo che questo. Muovate, che è un se te che da portarmi da Anna e Ia. Che vuoi andare al concerto in piazza. Ciò te me che comprai il biglietto, vero? Sì, Mara. Che bonda niente de Mario che me son catada. Dai, muovate! Grazie.
Vite se massaiol. Orfeo, te che beneficiato i miei servizi per tutta notte. Adesso è tempo di pagare. Pagar? Adesso me chaparò a tua anima e me apporterò con me sua me caverna. Aspetta un attimo, ma che tu per forza a tolte la mia de anima? Mi non vedo nessun altro qua attorno. Sei in ritardo, Bauco! Vien dentro subito! Fuori qua! E ti, mo, che diavolo sei tu? Aspetta un attimo! So chi che te sei! Vi avevo visto, care mogliere. Fare odiose qui i vostri pori mari non se ne mosse intelligente. E se anche voi altri vaghete notte in te campagne venete, ste attenti, perché potreste imbattervi in te la misteriosa figura del massaiol. Ma adesso, assiemo Orfeo a godersi lo spettacolo, e passiamo alla seconda storia, che vede come protagonista Don Giannino, un giovane prete molto devoto a Dio, o per meglio dire, al Dio Denaro. Presto però, e scoprirà che la preghiera è l'unica roba che conta. In sta bizzarra novea che mi chiamo per un pugno di preghiere. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mi dica, signora Mauro, i suoi peccati. Don, non gli imposse più, che altro di cosa contro il mio uomo. E ga sempre ad andare fuori a questo compare invece di star con me. Grave, molto grave. Sì, serio? E certo, signora. Nella Bibbia c'è un comandamento che dice non urlare mai contro il fidanzato che preferisce uscire con i suoi amici. Signora Maura, questo le costerà parecchio. E quante Ave Maria vado a dire? Ma che Ave Maria, signora Maura? Sono 10 euro. Come 20 franchi da mie? Ma allora, signora Maura, non mi ha informata sulla nuova legge parrocchiale inditta niente meno che dal nostro Santo Padre. Ma Maria Ver... Grave. Molto grave. Per questo le costerà 30 euro. Più sommati 10 euro del peccato che ha commesso e altri 50 euro del peccato originale, e che non ce lo mettiamo. Più altri 10 euro delle tasse, che quelle ci devono sempre stare. In tutto fanno 100 euro tondi tondi. Ma 100 euro? Mi quaghi non so che 40? Come facemo? Posso pagarlo a rate? Ma signora Maura, è sempre per caso un banchiere? Il signore è per caso una banca? Ma su via, le rate sono demoniache. Oh no? Oh sì? E come posso fare, Don Giannino? Sono le 11:30, può andare in banca per levare il denaro e portarlo qui. E ora che vo' suito? Aspetti, prima lasci 40 euro. Perché? Sono la tassa del confessionale. Allora... chiesa, parrocchia e piscina riscaldata a 300 metri quadri. Chiesa, parrocchia, parrocchia e piscina riscaldata a 300 metri quadri. Chiesa, parrocchia e piscina riscaldata da 300 metri quadri.
chiesa e piscina riscaldata da 300 metri quadri. Chiesa. C'è nessuno? Allora, chiesa, parrocchia e... grave, molto grave. Grave, molto grave. Bene. Giannino. Sì? Te mega profondamente deluso. Signore misericordioso, perdonami. Non so il signore. Il mio nome è Giorgio Romero. Sbassaioci. Giorgio Romero? Ho celebrato il tuo funerale settimana scorsa. Se ti resa da smentegare quello che te l'ho chiesto prima di morire? Uno sconto per il funerale? Preghiere, Don Giannino. Siamo in tanti quassù, ti aspettiamo sol che quelli. Dovrei pregare per voi? Vorremmo che te fessi qualche messa in pipa negli altri defunti. Ma certo, Giorgio, ma avete preso voi il mio cesto? Quello dove diciamo c'è scritto... piscina riscaldata a 300 metri quadri? Sì, ho tolto me. E adesso voglio fare un patto. Un patto? Te garei da pregare tutte le volte che te lo chiederemo. E quando saremo soddisfatti dei tuoi preghiere, te daremo in drio tutti i tuoi scheli. Ma vara sai tu che qualsiasi momento è buon per una preghiera. E per star pacifico. Sei tu pacifico? Sì, va bene, ma i soldi me li ridarete a rate? Ma, Don Giannino, e rate se demoniache.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Mi sa che il nostro simpatico Don Giannino va in paralisi, cosa diceva. D'altronde, il suo modo di comportarsi era grave, molto grave. E adesso siamo arrivati all'ultima terrificante storia. Marta, se una giovane avvocatessa e a casa al suo attivo svariai i casi vinti contro uomini ben più anziani idea. Caparbietà e fredessa se i vaori che Marta segue ogni dì. Ma presto a scoprirà che voltarghi e spai proprie origini e tradizioni non se una roba vista de bonoccio, soprattutto se ve imbatte in l'ombra della strega. Dovresti vedere che faccia ha fatto quando gli ho sbattuto le prove del tradimento. Tipo da gufo impagliato. Non ha mosso un muscolo. Beh, certo, non è che la moglie sia proprio una santarellina, eh. No, no, magari. Sono appena tornata a casa, sono distrutta, mi devo ancora cambiare. No, ora ho acceso il caminetto e mi sto bevendo un vino che mi ha regalato Nicola. Ma no, non posso stasera. Ho l'ultima lezione di dizione. Sì, esatto, quella per togliermi quell'accento veneto fastidioso ed insulso. Beh, sono contenta che non si senta. Se avessi creduto a tutte quelle leggende che mi raccontava il mio vecchio, ora crederei ancora alle streghe. Scusami, mi era sembrato di aver sentito bussare. Scusa, ti richiamo dopo. Thank you.
Strega de origini. In sti ultimi anni te che rinnegai tua tradizione e te che spua sue credenze e il dialetto del Veneto. E adesso te pagarei conseguenze. Ma è stato solo un sogno? Forse no. Incubo o realtà? Tradizione o rinnegazione? A voi altri a scelta. E il nostro viaggio nella fantasia e leggende s'è finito. Chissà, tanti di voi altri neanche crederà a quello che ho appena visto, ma forse, nei ricordi di una volta, ste robe qua, se successe davvero? Mi sono limitato a contarvi, e che credei o no, non sti pretender che ste robe qua non possa succedere davvero. Altrimenti potrei domandarvi, podio provare il contrario? Tutto, se possibile, su una leggenda.